Lo stick control, lo stick control. Oggi andremo a vedere lo stick control, ovvero la pagina 5 di questo libro, spiegata egregiamente dalla batterista Heather Thomas, della quale vi lascio il link in descrizione sotto. Ok? Andiamo a sentire cosa ci dice la batterista Heather Thomas di così interessante. Eccoci qua. Allora, oggi faremo una piccola esercitazione sullo stick control, ok? Questo libro è amato da tutti i batteristi più grandi del mondo, è stato sempre studiato ed è ancora studiato. Don Famularo, per esempio, ci ha fatto un corso che è stato di ispirazione per molte persone e anche per lei, ok? E così oggi ci vuole dare l'opportunità di suonare, di eseguire questo esercizio in tempo reale nel modo in cui lei lo studia. Lei ha cominciato a studiare questo libro prima di conoscere Don Famularo, il quale assegnava ad ogni esercizio il tempo di un minuto, per cui 24 minuti, 24 esercizi. Lei invece lo fa eseguendo gli esercizi ogni 20 volte, come c'è scritto proprio su. Il vantaggio di questo metodo è quello di poter rimanere concentrati senza avere distrazioni e di appunto allenare la concentrazione. Per lei è anche meditativo, perché ci vuole un po' di tempo per eseguirlo, per eseguire tutti gli esercizi, che sono tutti ottavi, per cui abbiamo una scansione. Vuole far capire questo, che c'è una scansione ritmica ripetuta nel tempo, in un bel po' di tempo. Lei consiglia anche di stare in piedi, quindi prendere il pad, mettersi in piedi, cercare un luogo ideale per poter stare in piedi. Chi non può, si mette seduto. Mettete i vostri piedi comodamente a terra, dovrete essere estremamente rilassati, controllare la respirazione, non avere nessuna tensione sulle spalle, okay? Quindi adottate questo metodo ogni volta che dovrete studiare lo stick control per tutti gli esercizi e vedrete che otterrete ottimi risultati, ok? Cominceremo adesso ad eseguire l'esercizio con il click, con il suo migliore amico click. È un po' veloce, quindi per chi ancora non lo ha studiato si consiglia di impiegare un po' di tempo per farlo in maniera lenta, ok? Lei farà anche altri video dove seguirà questi esercizi lentamente, ok? Pronti? Ci vorrà un po'. Via. Ripeto, stick control. Heather Thomas, vi lascio il link sotto in descrizione. Eseguitelo insieme a lei. State isolati quando dovrete eseguire questo esercizio. Concentrati, sgomberate la mente di ogni pensiero. Alla fine dovrete impiegare mezz'ora, però sia una buona mezz'ora usata bene. Seguitela, ok? Fate questo esercizio insieme a lei. Ciao. We're at 9.